20. Minestra di passatelli. Eccovi due ricette che, a eccezione della quantità, poco differiscono l'una dall'altra. Prima, pangrattato grammi 100, midollo di bue grammi 20, parmigiano grattato grammi 40, uova numero 2, odore di noce moscata o di scorza di limone oppure dell'una e dell'altra insieme. Questa dose può bastare per 4 persone. Seconda. Pangrattato grammi 170, midollo di bue grammi 30, parmigiano grattato grammi 70, uova numero 3 e un rosso, odore come sopra. Può bastare per 7 o 8 persone. Il midollo serve per renderli più teneri e non è necessario scioglierlo al fuoco, basta schiacciarlo e disfarlo con la lama di un coltello. Impastate ogni cosa insieme per formare un pane piuttosto sodo, ma lasciate addietro alquanto pangrattato per aggiungerlo dopo se occorre. Si chiamano passatelli perché prendono la forma speciale passando a forza dai buchi di un ferro fatto appositamente, poche essendo le famiglie romagna che non l'abbiano, per la ragione che questa minestra vi è tenuta in buon conto come in generale e a cagione del clima. Sono colà apprezzate tutte le minestre intrise con le uova delle quali si fa uso quasi quotidiano. Si possono passare anche dalla siringa. Io sono Roberto Ricci.